che possono vedersi in esclusiva su Rai Sport 1 tutti i sabato sera e le domenica sera su Rai Sport 1, appunto. Ah, io sono molto in difficoltà perché tutti i miei amici lo sanno che quando parliamo di calcio, di qualunque cosa così, e sanno benissimo che se parlano di me io mi alzo e me ne vado, no? Non è una forma di vergogna, no? Anche un po' di timidezza magari, perché a me piace parlare degli altri, non di me. Questa serata qui voi avete organizzato in parte un po' un omaggio a quello che era il Brasile. Certo, ma anche a te. Mi fa molto piacere, però meno male che non mi vedete che sono diventato rosso. No, ma te lo meriti, quindi prima o poi uno doveva organizzare una serata, soprattutto perché il comune di Palau è molto sensibile a questa idea di unione fra Italia e Brasile. Certo. Tu che hai frequentato i due territori, no? E sei praticamente un esempio primordiale realizzato tanti anni fa di incontro razziale, di incontro culturale e sociale fra i due paesi, no? Sì, sebbene che io ho avuto un sacco di problemi, perché quando io sono venuto in Italia ho preso il passaporto italiano perché per il diritto di sangue i miei nonni erano italiani, sì, e di conseguenza mi hanno cominciato a chiamare, a quel tempo c'era un po' di polemica, no? Mi hanno cominciato a chiamare ex brasiliano, venale, mercenario, che non c'entrava niente con i soldi, perché era una questione di diritto che dovevo avere. E poi è diventata una cosa abbastanza tremenda, perché io quando andavo in Brasile mi chiamavano, ecco, l'italiano, quando ero in Italia mi chiamavano il brasiliano, non avevo mai un'identità, capisci? Allora era un po' così. E poi naturalmente ho avuto anche il piacere di giocare alla nazionale italiana, perché in Brasile allora non chiamavano i giocatori che giocavano all'estero, e anche di lì ho avuto dei problemi, perché hanno cominciato a dire di nuovo che ero ex brasiliano. Oggi no, oggi sono tutti italiani, anche i giocatori di colori che vengono in Italia, brasiliani, diventano automaticamente italiani. Automaticamente hanno i passaporti. E non hanno questi problemi. Sì, non hanno questi a parte problemi. I bu di qualche cretino. Adesso, José Altafini ha vinto 4 campionati italiani, con quale squadre? 2 col Milan, 2 con la Juventus. Benissimo. Una coppia dei campioni? Con Milan. Finale? Milan-Benfica, 2-1. Dove? A Wembley, ho fatto tutti e due gol, lo dico subito. Così. Bellissimo. Hai fatto tutti e due gol, allora possiamo fare. Grazie. Già un primo applauso. In quell'occasione lì tu hai, sì, ricordato che la Coppa di Campione era ridotta, perché era il campione di ogni stato, di ogni paese, della Spagna, dell'Inghilterra, della Francia, certo. E noi abbiamo fatto 9 partite, compreso la finale, e io segnai 14 gol, e questo record non è più battibile, perché il sistema di campionato che c'è oggi è diverso, ci sono più squadre, quindi più partite, il doppio di squadre. Si abbassano le luci, da dietro lo schermo non c'è più l'immagine di José Altafini con il poster della serata, perché noi abbiamo fatto una sorpresa a José. José poi è una persona talmente tanto estemporanea, simpatica, allegra, che dice: no, non voglio vedere la scaletta, vengo lì e faccio abbraccio. E adesso secondo me lui si commuove e piange pure, perché noi siamo riusciti ad ottenere delle immagini di archivio del 1958, del campionato del mondo che lui ha vinto con il Brasile, ha vinto la Coppa Rimé, che era una coppa prestigiosissima che si dava alle squadre che vincevano più di 2 volte. Che la tenevano per tutti i 4 anni. Era completamente d'oro questa coppa, e loro l'hanno riportata dalla Svezia fino a Rio de Janeiro. E alle nostre spalle le immagini di un Brasile che stava cambiando, un Brasile che veniva dopo il suicidio del presidente della Repubblica, Getúlio Vargas, e che voleva totalmente fare passi da gigante. Si stava costruendo. E ha avuto la tragedia del 50. Certo, la tragedia del 50 di cui parla José è la Coppa del Mondo del 1950 che si è giocata in Brasile, che il Brasile ha perso nella finale con l'Uruguay al Maracanã. Il Maracanã era stato costruito per questa finale e il Brasile è entrato in lutto nel 1950. Sono morti alcuni, sì. E davvero ci sono stati anche casi di suicidio. Però adesso parliamo di un Brasile dal punto di vista sociale, che iniziava a crescere con la costruzione di Brasilia e con tantissime altre cose importanti, e con l'arrivo di un grande campione di cui adesso José ci parla. Tu che cosa ricordi di quell'esperienza e soprattutto di quegli anni in Brasile? Ma io adesso quando vedo per esempio i giocatori che vincono le coppe del mondo, coppe Europa, campionato, e che fanno il giro del campo con le coppe, eccetera, e fanno questi festeggiamenti, io provo una grande tristezza, perché quando sei giovane non capisci l'importanza di quello che stai facendo.
E io in quel momento lì non capivo esattamente l'importanza di un campionato mondiale. Beh, ecco, alle nostre spalle ci sono le immagini che abbiamo, che siamo riusciti a montare da questo bellissimo momento del Brasile. In questo caso era un momento di grande tristezza perché si era appena suicidato il presidente della Repubblica Getúlio Vargas, aveva fatto moltissimo per l'integrazione della razza nera in Brasile e a un certo punto c'era bisogno di trovare un simbolo, soprattutto in uno sport, il calcio, che era sicuramente lo sport più importante e più popolare del Brasile. Come vedete, queste sono tutte quante immagini del Brasile degli anni 50, con le fabbriche delle automobili, un Brasile che forse José ricorda era ragazzo, insomma, no? Sì, ero, diciamo, quasi bambino, ma io mi ricordo l'immigrazione era stata fatta anche perché le famiglie povere che andavano giù, i miei nonni erano di quelli. Questa è la costruzione di Brasilia, che hanno cominciato a costruire appunto alla fine degli anni 50, nel 58. Questo è il presidente Juscelino Kubitschek, e adesso c'è Pelé, il grande campione Pelé con il quale José Altafini ha giocato, che racconta il Brasile di quell'epoca. Sentiamo che dice. Non dice niente, evidentemente sembra un pesce, però in questa brevissima intervista Pelé dice... Ma che mi marcò foi a construção do Maracanã e a Copa do Mundo de 1950. Ecco, lui dice, così come ha detto José, che la cosa che l'ha più affascinato è la costruzione del Maracanã, di questo stadio che allora aveva 200.000 posti, e la grande tristezza della Coppa del Mondo. E questo è quello che si ricorda adesso di Pelé, no? Vedete in queste immagini già la nazionale di calcio del Brasile che si allena in Svezia durante il campionato del mondo. Tu ricordi queste immagini? Vedi il massaggiatore? Beh, io mi ricordo benissimo, tra l'altro è stata vista l'immagine di Djalma Santos, che è morto da poche settimane, che era uno degli eroi di 58. Questo è il cuoco della nazionale, voi siete stati i primi a portare il cuoco in nazionale. Eh sì, per forza, perché mangiare... Io sono quello che alza i bracci insieme agli altri. Eccolo lì, José Altafini. Questa è la prima partita che viene giocata durante il campionato del mondo di Svezia, e adesso ad un certo punto ci sarà l'intervento di un collega di José Altafini, di Didi, che parlerà di un'azione storica. Questo è Garrincha, se non sbaglio, vero? Sì, Garrincha, che è stato uno dei grandi protagonisti del Brasile nel 58 e anche nel 62. Immagini, tra l'altro, diciamo anche ben conservate nonostante siano passati tantissimi anni. Poi torniamo su questa idea, su questa tematica della necessità di preservare le immagini. Questo era Pelé, qua siamo negli spogliatoi. Pelé aveva 17 anni, praticamente un ragazzino, no? Io avevo 19, perciò... Due bimbi. Sentiamo Didi. Questo è papà di Didi. E no meu peito, né? E eu vi o Pelé. Então eu de cabeça dei o passo pro Pelé para fazer uma tabela. Lui dice che Mazzola, cioè José Altafini, passa la palla a Didi, Didi passa la palla a Pelé, guardate Pelé che cosa fa dentro l'area. Chapéu, cioè una sorta di cappello, come dicono i brasiliani, e poi segna. Questa è una delle azioni più importanti di quella Coppa del Mondo, in particolare quale partita? Brasile-Galles. Tra l'altro io, è stato molto importante la mia partecipazione in questa azione qua, perché sono andato a abbracciare Pelé. Immediatamente dopo il gol sei andato ad abbracciare Pelé. Ecco Pelé al termine, ecco. José, un bel applauso. Grazie. Sentiamo Pelé. La tensione dei giocatori era una tensione molto grande. La pressione era una pressione molto forte. È chiaro che noi avevamo confianza, noi stavamo tutti confianti, perché noi avevamo visto i giochi antes, né, o jogo da Suécia, e noi achavamo che dava para ganhar. Mas jogar contra um time da casa, a torcida todas deles, nós estávamos todo... Pelé dice che c'era una grande tensione sulla nazionale brasiliana di calcio, anche se era quasi automatico che la Svezia dovesse vincere questo campionato del mondo, però poi scendono in campo i campioni. In questo caso purtroppo Altafini non faceva parte dell'11 titolare, ed ecco Pelé che segna la finale Brasile-Svezia e la finale che dà la Coppa Rimé al Brasile. Racconta qualche cosa di questa finale, José. No, io penso che c'è stato
Pelé ha detto tutte le cose giuste, però è mancato dire una cosa importante. Che cosa? Noi venivamo dalla tragedia del 50, otto anni dopo. Certo. E chiaramente tutti quanti pensavano che poteva succedere la stessa cosa in una finale. Tanto è vero che quando segnò qui Pelé che piange la Svezia per la prima volta 1-0, sì, molti dirigenti, io ero in tribuna perché allora non c'era la panchina, tutti che piangevano perché pensavano che... Chi è questo calciatore che parla? Questo ex calciatore? Questo è un Zezé Moreira, un allenatore del Brasile. Ah, l'allenatore 57, del tempo. Quindi lui parla di questa festa, e la festa era soprattutto per questo campione che nasceva, Pelé, che è stato poi l'idolo del Brasile. Eccolo qui, queste sono immagini che sono state registrate l'aereo, all'interno dell'aereo. Sì, tu te lo ricordi quel momento? Sì, il volo era Oslo-Rio de Janeiro? No, era fino a Portogallo. Garrincha. Siamo scesi a Portogallo, abbiamo fatto un giro nello stadio pieno di gente. Eccola qui. E poi siamo scesi a Rio. La discesa a Rio de Janeiro con la Coppa Rimé, il pubblico di Rio de Janeiro che attende i calciatori. Ma attenzione, perché adesso c'è un momento davvero bello, emozionante. Questo è un calciatore, un tuo collega. Bellini è il capitano della squadra. Bellini, il capitano della squadra, emozionato, non parla. O meglio, dice che preferisce non parlare. E poi dalla scaletta dell'aereo si vedono delle immagini di altri calciatori che salutano il pubblico festante, un Brasile finalmente contento dopo la grande sconfitta del 1950. E in questo giorno c'era anche José Altafini. Grazie. Guarda che belle immagini. Te le ricordi? E quell'altro è quello che mi ha preso il posto, Vavà. Il concorrente di José Altafini, Vavà, e lo vedete lì a sinistra, ti ha preso il posto nella finale della Coppa, giusto? Sì, no, lui ha giocato 3 partite, io 3. Quindi 3-1, alla fine la Coppa ve la siete guadagnata tutti e 3. Guadagna un pochino di spazio, José, entriamo sì, un pochino sì, qui sì, no, volevo stare davanti. In luce, tanto non stai coprendo nessuno. E adesso ti rendi conto che le cose sono cambiate, no? Come si diventa calciatori grandi adesso rispetto a un tempo? Questo è magari un consiglio che puoi dare a questi bellissimi calciatori della Palau Calcio. Io ho letto una notizia sul giornale l'altro giorno che mi ha lasciato un po' scioccato, perché mi pare che un sindaco di una città, mi pare non so dove era, anzi due città, hanno vietato ai bambini di giocare per la strada e in piazzale. Ma no. È una cosa allucinante questa, perché i brasiliani, soprattutto i ragazzi, nascono nelle strade, nei giardini. Certo. Così. E vietare a questi ragazzi di giocare, perché i primi calci che giocano da solo sono quelli che naturalmente sono quelli più importanti. Certo, il primo amore. Tanto è vero che io non so se i genitori di questi ragazzi sono qui. Sicuramente. Volevo consigliarli, perché il peggior nemico di un ragazzo della crescita sono i genitori, perché loro vanno nei campi, cominciano a urlare, cammare, certo, dire al figlio, dare consiglio ai figli. I figli devono nascere da soli, perché sono, se hanno un talento, è come cantare, no? Certo. Si ha la voce, il talento, poi naturalmente puoi professionare dopo, ma quando sono bambini così devono lasciarli giocare. Io avevo la scuola calcio e una volta ho detto a un genitore: se lei non va via tolgo il suo figlio, perché loro pensano di voler fare quello che avevano in mente loro, e invece non è così. Invece no, i ragazzi hanno dei talenti, questi qua sono ragazzi che imparano quasi da solo. Facciamo tanti auguri a questi ragazzi della scuola calcio di Palau. Dopo loro hanno delle domande da fare ad Altafini, è vero? Vi preparate una bella domanda per José Altafini, che è stato uno dei più grandi miti del calcio italiano e brasiliano. Visto che José parlava di canto, è il momento di accogliere qui sul palco una delle voci più interessanti della nuova musica italiana, una ragazza sarda che io amo tantissimo, perché insomma nel programma che faccio, che realizzo su Rai Radio 1, spesso c'è spazio per lei, perché ha realizzato da poco un bellissimo album che si intitola Respiro, all'interno del quale ci sono grandi canzoni, ci sono versioni di brani famosissimi della musica messicana o brasiliana. E questa sera Carla Cocco è qui sul palco di Palau do Brasil. Carla Cocco, insieme a lei Andrea Saponaro al piano. Carla Cocco questa sera canterà un repertorio, no, di varie canzoni dedicate a questo incontro fra Italia e Brasile. Sono tutte canzoni che appartengono poi all'epoca di José Altafini e a molti di voi. Ecco, volevo solo avvisare a voi che la prima parte delle canzoni sono 150 e poi la seconda canterà dopo. Altre 150. Si parlava del Brasile del 1958 e c'è una canzone che in quegli anni fu colonna sonora di un film
Orfeo Negro, che vinse la Palma d'Oro a Cannes e l'Oscar a Hollywood. Carla Cocco questa notte interpreta Magnin di Carnaval. Grazie, buonasera a tutti. Sì. Grazie. Muito obrigada. Carla Cocco, eccolo. Grazie. Un magnà di Carnaval. Linda, parabéns, complimenti. Non maestro, è l'unica canzone, maestro Andrea Saponaro, un altro applauso per lui. Carla, di dove sei te? Carbonia. Quindi, insomma, questa terra sono meravigliosa, di sei di casa, ti trovi benissimo a Palau? Sì, benissimo. Non è la prima volta, non è la prima volta. So che voi avete già lavorato in quest'area, no? Sì. Avete fatto tanti la vostra anni. Gavetta e adesso, insomma, a Roma già, insomma, fate parte del mondo della comunicazione. Cerchiamo di portare alto il nome della Sardegna anche a Roma. E fate benissimo. Guarda, José, vieni qui vicino. Prima abbiamo parlato di te, però non abbiamo parlato tanto delle tue origini, nel senso che tu vieni, per esempio, da una parte del Brasile poco conosciuta, non vieni da Rio de Janeiro, vieni da Piracicaba, no? Sì, una città dello stato di São Paulo, 100 km da São Paulo,
è una città meravigliosa perché sono nato io e De Sordi. Capito. No, De Sordi, però ogni scarrafone è bella mamma sua, giustamente. No, sto scherzando. Cioè, però Piracicaba non è certo l'immagine del Brasile, no? No, è una città importante perché allora, quando c'ero io, è la città della scuola. Infatti io sono un ignorante. Dai, piano. No, era veramente. È una delle poche città nel Sud America, la prima città del Sud America che aveva una scuola di agraria, sì. E tutti venivano a studiare lì. E mi ricordo molto bene che non facevano gli scherzi i primi studenti quando arrivavano. Sì. Gli tagliavano i capelli. Un po' di goliardia. Sì, goliardia. Comunque sì. Devo dire una cosa, che José Altafini viene da una città che in Brasile si considera una città di provincia. Ed è chiaro che quando un giocatore che fa una carriera come José Altafini si fa conoscere in tutto il mondo, fa conoscere in tutto il mondo anche il nome della sua città. È successo qui a Palau la stessa cosa con i fratelli Piga, due grandi calciatori di Palau che hanno portato il nome di questa bellissima cittadina in giro per tutto il mondo e soprattutto nel campionato italiano. Sentiamo come vengono accolti da un messaggio televisivo andato in onda qualche anno fa quando hanno segnato uno dei più bei gol della loro carriera. Ci riusciamo a sentirlo? La regia, chiediamo aiuto alla regia per questo... per questo contributo filmato. Poi ovviamente molti di voi se lo ricorderanno, perché quando dei giocatori di Palau arrivano in Serie A, eccolo qui. Mario Piga ha segnato un gol di Palau. Mario Piga. Vorrei fratelli Piga, Mario e Marco Piga qui sul palco, eravamo d'accordo insomma per averli qui questa sera, non so se ci sono, c'è Mauro Piga che ci può spiegare per quale motivo questa sera non sono arrivati, ci sono i signori Piga? Eccoli, stanno facendo il giro del palco, sono arrivati, un applauso per i fratelli Piga! Non pensavate di essere convocati stasera, sì? No, sapevamo, eravamo al corrente di presenziare. Di pescare 10 minuti fa. Che cosa avete pescato? Beh, qualche oratina, dai. Come tutti i calciatori sono andati in rete tutti e due. Certo che ci sentiamo onorati di presenziare di questo... omaggio che ci avete fatto di presenziare a questa serata di livello direi mondiale con il grande José del calcio più bello del mondo. Tra l'altro c'è una certa emozione, è stato c'è una certa emozione, il confronto chiaramente non è non avete incontrato lui nel corso delle partite. No, non lo abbiamo incontrato, no, sono più giovani di me. Sì, è certo, lui era tra fine carriera. Questa serata è organizzata proprio a casa nostra perché noi abitavamo qui dietro con i nostri genitori, stavamo in 5 in una cameretta e come diceva José è assurdo che questi sindaci proibiscano ai ragazzi, perché noi ci siamo formati, qui sotto, no Mario? Proprio in queste vie che a piedi scalzi, cioè avevamo il pallone se vi allargate un pochino, distanziandovi da José, dietro alle nostre spalle possiamo vedere le varie immagini che ritraggono i gemelli Piga nel corso della loro carriera. Voi avete giocato in quali squadre? In diverse squadre, abbiamo iniziato a giocare praticamente col Palau, poi da Palau siamo andati alla Torres, dalla Torres siamo andati alla Lucchese Atalanta, poi Avellino, Catania, Palermo, Lazio, Regina, Livorno, ne abbiamo ecco, girato... la Lazio ve la potevate risparmiare. La però, Lazio... No? Però se mi permetti vorrei riallacciarmi un po' all'infanzia perché ritengo elemento fondamentale per la nostra carriera. Sì. Noi ci siamo formati qui, abbiamo iniziato qui e mio padre ha fatto l'immigrato 10 anni, 15 anni e in quei periodi ricordo anche i genitori dei nostri amici che ci sono qui presenti a Palau lavoravano come degli schiavi pur di mandare avanti la famiglia. E voglio allacciarmi a questo per dire che questi valori che ci hanno trasmesso sia i nostri genitori e la stessa Palau sono stati fondamentali per il nostro percorso calcistico, perché pur non essendo dotati di grande
non essendo dotati di grande fisicità, e proprio perché avevamo questi valori dell'umiltà, del sacrificio, del sapere cosa voleva dire giocare e avere questa opportunità, che siamo riusciti a percorrere questo discreto percorso calcistico. Volevo chiedere ai ragazzi del Palau Calcio, ai pulcini del Palau Calcio, state un attimo attenti perché loro stanno dicendo delle cose molto importanti anche per voi, va bene? Sì, Anzi, Pulcini, dimmi. Volevo fare una domanda a voi, perché è una cosa che mi angoscia, guarda. Tutte le volte che trovo uno che è anche più vecchio di me, dice, io mi ricordo di te quando ero bambino, anche a voi fate lo stesso discorso? Sì, certo, noi facciamo uno più gli vecchio stessi discorsi. Io mi ricordo di te quando ero bambino. Ma è normale, José, dai. Anche allora, perché... No, ma, José, ti devo raccontare una cosa straordinaria. Lo sai che loro sono gli unici al mondo... Sì. Gli unici calciatori al mondo ad aver calciato un rigore in movimento in due. Ah, sì, che hanno passato uno all'altro. Lo sapevi questo? Essendo gemelli. Raccontate come avete fatto. Lo vuoi raccontare tu? Beh, diciamo Mario. Che nessuno sapeva niente, noi avevamo organizzato questo trucchetto. Infatti l'allenatore, quando ci ha visto battere questo rigore, si è messo le mani nei capelli, ha detto ma che combinano questi due, anche perché non sapeva se era regolare o no. Anche l'arbitro infatti è rimasto un attimino perplesso, sì, perché il gol è validissimo e l'abbiamo battuto contro l'Olbia. Infatti ad Olbia non siamo molto simpatici per questo. Beh, è ovvio. Non Marco, però devo dire che questo qui era un trucco, ma non è una derisione, perciò è una, certo, è normale, sì, che certo, si poteva certo tirare questo. Marco, qual è il giocatore brasiliano che a voi piace di più? Voi conoscete il calcio brasiliano? Siete simpatizzanti di qualche squadra? Beh, diciamo che a casa, perché tra l'altro abbiamo un fratello che forse era il più forte di tutti, però aveva qualche problemino di testa, nel senso che si chiama Giovanni. Molto aveva diplomatico, diplomatico. Sì, non aveva, diciamo, quei valori ai quali ho fatto riferimento prima, probabilmente avrebbe ottenuto più di noi, ancora perché di più. Dal punto di vista tecnico sicuramente era il più forte. Beh, diciamo che attualmente i giocatori... Ah, ti dicevo, in casa avevamo appunto sia Mario che Giovanni che tifavano Juve, e per non essere monotoni io mi sono messo in mezzo e faccio il tifo per il Milan, per esserci un po' di sfottò. Ma in famiglia succede questo, che sempre c'è qualcuno che ti fa contro. Beh, se no non c'è sfottò e non ha senso. Il fatto di essere gemelli vi ha reso la vita professionale più facile? Adesso l'esempio del rigore è lampante. Ma noi del fatto di essere gemelli credo che ne abbiamo tratto grossissimi vantaggi, a parte che abbiamo una grossa unione, ne abbiamo combinato un po' di tutti i colori sin dall'infanzia, anche ad oggi, perché sia a scuola, insomma, andava alle interrogazioni uno al posto dell'altro. Certo, sì. Abbiamo guidato con una patente in due. Racconto un particolare che... Un applauso, giusto, per questo della patente ci vuole l'applauso. Un particolare che quando andammo a Lucca a giocare, che tra l'altro erano i primi soldini che guadagnavamo, ci siamo comprati un 127. Sì. Ed era nuova questa macchina. Entrammo in una curva e uno ci venne addosso. Noi, immaginate, la macchina nuova, siamo scesi tutti e due e abbiamo un veto con questo signore. Certo. A un certo punto questo signore ha detto mi sento male, ne vedo due, ci vedo dopo. Invece eravamo realmente due persone, questo è uno dei tanti episodi, insomma. Ma una cosa, perché io conosco la storia dei due gemelli, che da bambino si vestivano uguali e da grande si telefonavano, con come ti vesti, maglietta bianca, pantalone così, no? E facevano degli scherzi incredibili, da due genovesi erano, e un giorno questo qui è andato in un parrucchiere che non conosceva, non era mai andato, e ha detto, senta, io vorrei fare la barba, però devo dire che io ho una pelle che la barba cresce presto, no? E allora il parrucchiere, se no il barbiere, ha detto, no, non c'è nessun problema, fa la barba, si è messo sicuro, si è a posto, è andato via, dopo 10 minuti è arrivato il fratello con la barba lunga, e questo è diventato matto. E facciamo questi scherzi qua. E approfitto per dire a questi bambini che qua io ho le scarpe, guardate, Teppa Sport, la maglia Adidas, che non è vero. Non avete è vero. Visto con che cosa andavamo in giro, ai tempi con nostri. Gli scarponcini. Ora invece si guardano molto le marche, tutte queste cose qui. La tecnica. E invece bisognerebbe un attimino tecnico. Ritornare ai vecchi tempi, quando si giocava, i valori che erano importanti. Fratelli Piga, c'è un artista, o meglio un atleta qui a Palau che avrebbe potuto percorrere
la vostra carriera, a parte vostro fratello. Ma guarda, devo dire una cosa, che ai tempi nostri alcuni ragazzi palaesi andavano sicuramente forte, andavano bene. Io ricordo benissimo Tonio Abeltino, che era un mediano, aveva i problemi di vista, però era un mediano che poteva fare sicuramente di più di quello che ha fatto. C'era anche Pinuccio Pisciuto, un fortissimo portiere. Poi c'era Sebastiano Ledda, c'era Sebastiano Cucciu, cioè c'erano Massimo Urgeghe, cioè Salvatore Guc, tutti i ragazzi, Giacomo Spano, Andrea Arras, che era molto, cioè c'era tanta gente che giocava bene. Noi con tre famiglie qua in via Guerrazzi formavamo una squadra, i Pisciuto, i Piga e i Cucciu, eravamo e poi c'era un falegname, il maestro Olivesi, che ci avrà almeno affettato 50 palloni, perché gli rompevamo tutti i vetri della falegnameria e lui col coltello ce li tagliava. È normale, ma comunque, purtroppo sono cose che volevo dire che questo vostro amico che non ci vedeva bene, non c'era nessun problema, poteva fare carriera, perché in Cecoslovacchia sono tutti ciechi e giocano. Hai ragione, hai ragione. Grande José! Ha sempre la battuta pronta, com'eri dentro l'area di rigore, così sei rimasto. L'immagine di Palau, i fratelli Piga, un applauso grandissimo. Grazie davvero per questa vostra presenza. Tra l'altro adesso la nostra amica Carla Cocco vi dedicherà una canzone. Vengo lì che prendo il vostro microfono. Allora, un applauso ai fratelli Piga che guadagnano l'uscita. Si meritano l'applauso di Palau, la loro città. José, siediti qui accanto ai ragazzi e magari gli puoi dire di abbassare un po' la voce mentre parlano. Ragazzi, oppure di non parlare. Perché lei è molto soggettiva. Allora, Carla Cocco, un momento musicale dedicato alla Sardegna, quindi dedicato ai fratelli Piga. È una canzone storica della vostra Sardegna, scritta da un avvocato che ha iniziato facendo il pastore, faceva parte di una famiglia umile, poi è diventato avvocato, è diventato un grande autore, ha scritto una canzone meravigliosa che si intitola No poto reposare. Carla Cocco! Si può avere un po' di effetto in spia? Guarda che adesso deve cantare. Non posso riposare, amore coro, pensando a te e sono un stessi in tristura, prenda oro né un dispiacere o pensamento, t'assicuro che ti è solo un bramo che t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo. Essere possibile anche lui, sì, spirito invisibile, ti cavo, t'assicuro che ti è solo bramo, che t'amo forte, t'amo, t'amo, t'amo. Estetos e formavo un mondo bellissimo pro tene, pro poter dispensare cada bene, un mondo bellissimo pro tene, pro poter dispensare
grazie. Un grande applauso per Carla Cocco. Grazie. Con questa bellissima interpretazione di No poto reposare, che vuol dire non posso riposare. Io sto, posso poi, riposare, sto traducendo nella terra dei Sardi, mi sembra proprio una cosa assurda. Allora, José, vieni qui vicino a me, vieni. Allora, José Altafini, conduttore televisivo. Certo che è così. Quando hai smesso di giocare a calcio? Tra l'altro a 42 anni hai smesso te. 40. 40 anni. Hai giocato nel Chiasso? Anno, sì, una battuta su Chiasso, la parola, chissà quanto l'hai fatta. Non dormivo mai perché c'era sempre rumore. Non andavo solo il giorno da partita. Alla fine non ci andavi mai a dormire perché non riuscivi. Però io penso che col paese doveva chiamarsi Pioggi, perché pioveva sempre. Quindi non Chiasso, ma Pioggia. Oppure un Chiasso di Pioggia. No, io ho smesso di giocare col Chiasso perché volevo finire la carriera piano piano, no? Di solito quando uno chiude la carriera così improvvisamente può soffrire un shock, no? Un dispiacere, perché poi un po' di tristezza finisce con lo stato, i piga sanno che quando si smette di giocare finisce con lo stato emozionale, alla domenica non prova più quelle cose lì e ti viene un po' di scoramento. Allora io ho dovuto fermarmi piano piano, poi ho trovato nel tennis uno sport che mi ha un po' aiutato, dato energia, sì. Perché ci sono due nel calcio, ci sono due strade dopo finito l'attività agonistica. Sì. C'è quella che uno volete stare buoni o no, se no io sono non giocate più, Ehi. Ragazzi. Allora loro sono arrabbiati con voi. Dicevo che ci sono due strade quando uno finisce l'attività agonistica. È quella che l'atleta di qualunque sport sia, sì, prende la strada, rimbocca le maniche e va a lavorare, va a fare una vita normale. E a lui non pensa che tutto sia dovuto andare in un ristorante e dire c'è un posto per me, io sono tizio, io devo fare questo, non faccio le cose. Io, grazie a Dio, ho imboccato questa strada qua. Però se sono quelli che imboccano quell'altra strada pensando che loro sono ancora calciatori e che vanno dove vanno, pensano che tutte le porte si aprono. E invece non è così. Quelli soffrono molto di più. Ovvio. Perciò chi fa l'atleta e finisce è molto meglio che prenda questa strada perché non si ritrova più in difficoltà. Tu ti sei trovato benissimo a fare il commentatore televisivo, sì, no? Io volevo fare il direttore sportivo, non sono riuscito perché non trovavo una squadra. Sì. Perché sai cosa è successo? Io ho imparato da Beppe Viola, il compianto Beppe Viola, grande giornalista della Rai che voi sicuramente ricorderete, sì, Beppe Viola. Io ero un grande, veramente scrivevo i testi per il cabaret e tutto. E io mi ricordo perché io avevo preso un pochettino, imparato un po' da lui a fare ironizzare sul calcio. Sì. E a quel tempo ironizzare sul calcio era un problema. Certo. Dicevo, il calcio è una cosa seria. Troppo seria. Non è vero, il calcio è uno spettacolo. E se sono in America sono le ragazze pompon, scherzano, ridono su, certo, tutti questi. E io ho cominciato a fare le telecronache così. La mia telecronaca è diversa dagli altri. Tra l'altro tu hai importato la telecronaca brasiliana in un mondo abbastanza paludato, senso, no? Sì. Perché la telecronaca e la radiocronaca italiana era un po' triste, dai, su. Qual è la differenza tra la radiocronaca italiana e quella brasiliana? È che le partite qua vanno su uno schema di tattica, di 4-5-2, 4-4-2, tutte quelle cose lì. In Brasile no, in Brasile io ho imparato che si racconta la partita di quello che si vede. Non c'è bisogno di prepararsi, l'importante è conoscere i giocatori e poi racconta quello che e succede. Alla fine quando c'è il momento più importante, che è quello del gol, come si chiama il gol? Un super golasso. Isso aí! Un applauso a José Altafini. Grazie. Un José Altafini che commenta le partite del campionato di calcio brasiliano su Rai Sport 1. Vi vogliamo dare anche i dettagli di questo appuntamento: ogni sabato sera e ogni domenica sera alle ore 23 su Rai Sport 1, che si trova sul canale 57 del digitale terrestre. Lui, insieme a dei colleghi della Rai, commenta le partite più importanti del campionato di calcio brasiliano. Anche sul canale della Manica, il canale Suez. Su qualsiasi canale, il canale della Manica, quelle Bocca di Bonifacio. Sto scherzando, comunque benissimo. Io mi ricordo benissimo di quando sono venuto qui alla Valtour, sì, ho perso tutti i capelli col vento che c'era, giocavo da tennis da solo perché giocavo alla parina e tornavo da me, era troppo vento, ho preso sole dietro una roccia. Perché c'era troppo vento e troppo sole. Troppo vento, sì.
noi della Rai abbiamo regalato a Palau e a questa serata delle immagini che riguardano i migliori gol di questo campionato 2013 del Brasileirão. Sono i migliori gol delle ultime giornate, li vediamo, dura un paio di minuti, davvero straordinari, eccoli qui. E adesso la top 5. Posizione numero 5 per Rafael Márquez. Segna il 3-2 del Botafogo di Basco. Rafael Márquez vuole entrare dentro l'area. Dribblò Neymar, un golasso! José, se vuoi puoi commentare. Golasso, no? Mi piace sentire loro. José è tifoso del Palmeiras, ovviamente. Quarta posizione per il Kartek del Palmeiras. Eccolo qui il Palmeiras. Questo è uno dei due gol del Palmeiras al Bragantino. Vedo anche la movimentazione di Márcio Araújo. Infiò pro Kartek! Posto per Renato Augusto che segna contro il Criciúma. Bel gol per il Corinthians. Che è prosciutto allo gol, il croce pro pé direito, agora sim sai o chute! Renato Augusto! Attenzione adesso, perché non è un gol, ma in Brasile amano lo spettacolo. È un portiere che para due volte lo stesso rigore. A due volte. Parte Fred lentamente, olhando pro goleiro. Fred vem pra cobrança. Fred bateu o pênalti. Fabio pegou. Fred! Fabio! Fred! Un eroe, va l'applauso qui, Va l'applauso. Quindi in Brasile può essere eroe anche un portiere, anche se tuttora è il ruolo che nessun brasiliano vuole fare, vero José? Sì, è vero, Berbero sempre in porta quelli che non sanno giocare. Al primo posto il gol di André, guardate che gol straordinario. Il suo gol c'è l'aiuto di Juninho Pernambucano. Brasileirão 2013 su Rai Sport 1, canale 57 del digitale terrestre. Chi commenta le partite, chi le narra è il nostro ospite di questa sera di Palau do Brasil, José Altafini. Sì, comunque devo dire che è molto entusiasmante sentire. Quando io sento le partite, che sono brasiliano, ti diverti? Mi entusiasma moltissimo. Certo. Pensate che quando c'è stato questo discorso di scherzo, di ironizzare sul calcio. Sì. Io una volta sono andato in vacanza in Brasile, già lavoravo in televisione, e vedo una partita che dopo un quarto d'ora era bruttissima, e il telecronista che lavorava alla TV Gazeta, sì. La partita era brutta e lui ha cominciato a dire, sì è una partita molto brutta e vi racconto una barzelletta. Ha cominciato a raccontare la barzelletta, però la fermava quando c'era un'azione. Sì. In poche parole, è arrivato al 90° minuto. Io sono stato lì tutti i 90 minuti per sentire la finale della barzelletta. Per dire come le cose sono diverse. Certo, ma a questo punto però puoi raccontarci te una battuta, visto che non c'è nessuna partita da narrare. No, una battuta non so. Io ho cominciato scherzando naturalmente con le telecronaca. E mi ricordo che io feci una telecronaca mondiale 82 e c'era questo portiere della Camerun che era un ragazzo di colore e giocava, è il primo portiere che giocava con il calzone della tuta, aveva il calzone della tuta nero. Allora il nostro telecronista che oggi lavora a Mediaset si chiama Bruno Longhi e a un certo punto lui diceva non capisco perché sta giocando con la tuta, era la prima volta, era una novità. Io faceva detto, pure caldo. Faceva caldo perché il mondiale era in Spagna e io ho detto guarda, io ho saputo perché lui gioca con la tuta, perché prima di entrare in campo nelle spogliatoie l'allenatore ha radunato la squadra e ha gridato a tutti mettiamoci la tuta e lui non ha capito niente, ha messo la tuta. Ma non è finita perché nel secondo tempo il telecronista che era Bruno Longhi si è messo per terra a ridere, no? Allora, perché noi facevamo dello studio di Monte Carlo, certo. Il secondo tempo poi comincia la partita, allora io dico, lo prendo lui di nuovo, io dico, senti, io sono andato nello spogliatoio
che poi non era vero, perché noi facevamo da Italia e era il campionato in Spagna. Certo. Ho detto, senti, io sono andato a spogliatori e ho chiesto la ragione perché lui gioca con la tuta. E lui dice, ma perché? E se perché lui ha le gambe bianche. Mamma mia, questo è andato per terra, non faceva più telecronaca. Era un ragazzo di colore sopra nero sotto bianco. José Altafini, un altro regalo musicale da parte di Carla Cocco al piano Andrea Saponaro, è un classico della musica brasiliana che chi si intitola Si Todos Fossem Igual. No, chi è? No. Eu sei chi voce amare, è vero, è vero, è vero, scusate. Eu sei? Io so che ti amerò, eu sei chi voce amare. È un classico di Tom Jobim e Vinicius de Moraes. José Altafini potrebbe cantare? No, 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 non perfetto. C'ho, non mettiti voce. Seduto lì accanto a Carla, che sì, ce l'ascoltiamo qui. Sorriso du camino. E un sei chi voce amare. Qua, José, José, José. Aqui, aqui. Por toda minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que eu vou te amar por toda minha vida. Eu sei que eu vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver na espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Vou sofrer a eterna desventura de viver na espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Assenza, io piangerò, ma il tuo ritorno mi ripagherà del male che l'assenza mi farà. Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il desiderio d'essere con te per tutta la mia vita.
E Osechi voce a mar, Carla Cocco. Muito obrigada. Meravigliosa. Interpretazione in portoghese e poi in italiano, la traduzione italiana di Sergio Bardotti nell'album La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, un album storico che segna l'incontro fra Italia e Brasile. Siamo arrivati ai momenti dei saluti e dei ringraziamenti e vorrei sul palco il sindaco di Palau, Francesco Pala. Se non sbaglio dovrà salire qui sul palco perché è il momento anche di una sorta di premiazione, se non sbaglio, è vero Mauro Piga? Ci siamo? Vedo un po' di perplessità, però allora, penso che stia allora, per arrivare. Anticipo io qualcosa, grazie di avervi votato. Certo, giustamente, lo devi ringraziare qualcuno. E ricordate che quando finisce il mio mandato mi candido ancora di nuovo e vorrei tutto il vostro applauso, grazie. Va bene? Guarda che secondo me se ti candidi fai concorrenza al sindaco. Il sindaco non c'è. No? Ma adesso arriverà sicuramente. Vedo Mauro che sta già contattando le persone giuste. Eccolo allora, qua, a proposito di sindaco, volevo raccontare questo episodio quando eravamo bambini, no? Sì. Noi non avevamo tutto questo materiale che hanno loro oggi, come dicevo i Piga prima. Noi non avevamo pallone, non avevamo maglietta, non avevamo scarpe, certo. Giocavamo a piedi nudi. Allora, con il periodo delle elezioni, allora un gruppo di quei miei amici, i miei colleghi, andavano in un partito e andavano a friggere i cartelli così, votate per Tiso, così, no? E l'altro, nell'altro partito concorrente. Certo. Allora, da questi le prendavo le mani, da quello il pallone. E il pallone. Ecco, questa è la vita dei ragazzi dei miei tempi. È comunque la vita della politica, come sempre, no? Sì. Che cerca di facilitare la vita sociale, dovrebbero farlo in effetti tutti i giorni. Allora, vorrei ringraziare coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa serata. La premiazione slitta qualche minuto perché nel frattempo poi possiamo sentire un'altra canzone che Carla Cocco e che Andrea Saponaro ci regaleranno. Allora, l'evento è stato realizzato in collaborazione con la presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, con la Direzione Generale per la Comunicazione, Servizio, Trasparenza e Comunicazione, ma in particolare vorrei ringraziare i ragazzi che qui in regia hanno reso possibile tutta quanta la realizzazione, la proiezione dei videoclip, la musica, avete sentito il sottofondo di Brasile, la trasmissione che conduco su Rai Radio 1 ogni notte, da mezzanotte e mezzo fino alle 2 nel corso della settimana e la domenica notte fino alle 4 su Rai Radio 1, quindi vi invito ad ascoltarci ogni notte, anche questa notte, ovviamente questa notte è registrata perché io mi trovo qui a Palau e non posso andare a Roma a Saxarubra. Poi vorrei ringraziare Mauro Piga e Agostino Alivesi del Comune di Palau che sono stati da sempre, dai primi passi, i primi promotori di Brasile, del Brasile a Palau, appunto, di Palau do Brasil. Ringrazio anche Robertino, io sono un fan di Robertino, voi sapete chi è Robertino perché insomma ci dà il profumo del pesce quotidianamente. E aspetto il sindaco di Palau, Francesco Pala, che viene a premiare. Fra qualche istante voglio dirvi che c'è un evento molto particolare perché al termine di questa manifestazione c'è Piero Andreotti che è qui in prima fila. Un applauso a Piero. Pierone! Eccomi, vieni Piero, vieni. Volevo dire che noi abbiamo mangiato da Robertino, abbiamo mangiato molto bene. Andate certo. A mangiare da lui perché è uno che non si tratta pesci faccia. Come stai Piero? Bene. Lo sai che oggi è il compleanno tuo, te lo ricordi? Sì. Grande festa? Sì. Ma so che vivi in Svizzera adesso, è vero? Sì. E come riesci a stare senza Palau in Svizzera? Sempre vivere in Palau. Sei sempre di Palau te, sempre, fai il tifo per Palau sempre. Adesso Piero vuole dirvi che al termine di questa serata, dietro al palco, c'è una torta di 3 metri che vi aspetta, perché oggi Piero compie 53 anni e vuole condividere questa festa, questo momento importante con tutti gli abitanti di Palau. Siete in Milan. Sempre, forza Milan, è del Milan lui, giusto? Quindi forza Altafini. Grazie Piero. Un altro brano di Carla Cocco, meglio non è di Carla Cocco ma di Tom Jobim e Vinicius Moraes, che canta questa ragazza di Ipanema, Garota di Ipanema, che secondo me potrebbe avere contaminazioni di Palau. Vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa succede. Carla Cocco. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
sol de palau e sem balançar é mais que um poema, é coisa mais linda que eu já vi passar. Também passa sozinha. Ah, sim, ela só fez que quando ela passa o mundo inteirinho sente de graça e fica mais linda por causa do amor. La ragazza di Palau, Garota di Palau, da un classico della musica brasiliana. Ti è piaciuta questa Garota di Palau? Ecco. Molto. Allora, al posto del sindaco, c'è cioè il vice sindaco, la signora Maria Piera Pes. Un applauso a Maria Piera Pes, vice sindaco di Palau, che è venuta qui sul palco per lasciare una prova tangibile di questa serata, per ricordare questa serata, soprattutto per far ricordare a loro questa serata. A José Altafini, che ti presento, tu l'hai già presentato, l'hai già incontrato prima, e poi i fratelli Piga che dovrebbero salire sul palco, giusto? Dove sono i fratelli Piga? Marco, Mario, adesso arriveranno. Allora, Maria Piera, due parole, ce le dici? Due parole sono queste. Intanto mi fa molto piacere vedere questi bambini qua, perché sono il nostro futuro. Ecco. Per cui questa è la cosa più bella. Il futuro del calcio di Palau serata, e il futuro della città. Esattamente. Palau poi è molto vicino allo sport, la nostra amministrazione in particolare per lo sport, soprattutto di questi ragazzi, ha un occhio molto particolare, per cui sono sempre presenti in tutte le manifestazioni. Quindi che voi non vieterete mai, assolutamente no, il fatto di poter giocare per strada, no. Scalzi o con le scarpe? Scalzi e con le scarpe. Avete capito? Potete giocare ovunque. Ecco poi, i fratelli Piga, volevo dire un applauso di nuovo. Questa è la prima edizione? Questa Altre? Ci saranno altre edizioni. Ecco, promesso. Se volete potete restare qua fino all'anno prossimo. Fino al prossimo anno, certamente. Poi avere sul palco Marco e Mario Piga è un grandissimo c'è questa piacere idea, per tutti. C'è questa idea, certo, di Palau do Brasil, no? Che è iniziata l'altro anno, certo, e che sta prendendo sempre più piede, certo, si sta ingrandendo sempre di più. C'è questa mania di Fucibol, il prossimo anno è l'anno dei campionati del mondo in Brasile. E noi ci saremo. Faremo sicuramente qualche cosa. Bene. E noi ci saremo. Maria, prego Maria, Maria Piera, puoi già consegnare i premi se vuoi. Grazie. Allora, sono delle targhe che il comune di Palau dedica a queste persone che questa notte sono intervenute, ai fratelli Piga, perché hanno sicuramente portato in giro per il mondo il nome di Palau. Adesso il salumiere dovrà pentirsi dei palloni che va affettato, Mario? Grazie. Marco? Grazie a voi per essere stati qua. Bellissimo, questo è lo stemma di Palau, giusto? E c'è anche per José Altafini. Ah, lo volevo io. Certo. Volevo. Grazie. José Altafini premiato dal vice sindaco di Palau. José, lì con la Mario, questo è Mario. Se la stanno scambiando? La volete firmare? Questo è più bello. La volete firmare? No, perché siccome i calciatori, quando prima di iniziare la partita, scambiano
i gagliardetti, no? Alla fine di partita scambiano la maglia, allora abbiamo scambiato anche questo qua. Voglio scambiare la maglia con te, ma tu... Io non me la posso togliere la maglia, perché sotto dopo si vede la pancetta. Grazie a José Altafini, grazie a voi. Mario e a Marco Piga, grazie a Maria Piera Pes, vice sindaco di Palau, grazie a voi che questa sera eravate qui con noi a divertirci. Volevamo far salire Piero nuovamente qua sul palco, perché gli dobbiamo consegnare dei regali. Piero, puoi salire sul palco? Robertino, ti abbiamo citato prima, ti ha citato José Altafini, anzi Robertino, se vuole venire qua a condurre insieme a noi questa ultima parte di Maniaggi Fucibou. Arriva Piero, un altro applauso a Piero Andreotti, 53 anni e non li dimostra. Ci sei? Piero, ma mica farà il timido adesso, eh? Ah, c'è una maglietta che Piero deve indossare in occasione di questo suo compleanno, 53esimo compleanno. Eccolo qui, insomma potete farlo anche qui in diretta, sul palco. Robertino è di parte, cerca di occultare queste scene e ci regala Piero pronto sul palco. Mi aiuti nella radiocronaca, per favore? Ecco, no, Giuseppe, veramente sei l'unico che può farlo, io sto improvvisando. Questa è una telecronaca dell'ingresso di Piero sul palco. Esco noi. Evviva Piero do Palau! Possiamo cantare Notte Magica. Parabéns pra você, nesta nota querida, muita felicidade. 53, ma lui è 35 per caso. Grande Piero, guarda quanti regali Piero. Eccolo qua. Grazie a Robertino che ha organizzato tutto, Eccolo qui, Piero do Palau. Ma i regali, o li raccontate i regali? Che cosa che hai ricevuto? Un occhiale. Non si sa ancora, è un regalo, una sorpresa. Sì. Un grande bracciale azzurro. Altri regali da Palau? Saranno i regali della famiglia o degli amici di Palau? Robertino, mi puoi aiutare a descriverli? Robertino, ci aiuti un attimo a descrivere questi regali? Sono degli omaggi che alcuni amici e simpatizzanti di Piero ci hanno voluto donare per ricordare questo suo 53esimo compleanno. Per noi Piero è la mascotte di Palau e ne andiamo fieri e orgogliosi. Non stiamo facendo, diciamo, non stiamo festeggiando il compleanno di una persona qualsiasi di Palau, no? È una persona molto amata da sempre ed è una persona che partecipa a tutti i matrimoni di coloro che a Palau si sposano. Coloro che non hanno avuto la gioia di vedere Piero nel loro matrimonio si sono poi separati, è vero? È vero. Quindi Piero deve essere una garanzia al loro matrimonio. Questo è l'ultimo regalo o uno degli ultimi ed è il più bello. Una domanda a Robertino, ma è vero che la torta è di 3 metri? No, un pochino di meno. Poteva essere un record, no? No, lo sarà per il gusto, secondo me. Ecco, un paio di mutandine con le labbra di una fan di Piero. Complimenti Piero. Complimenti. Ma te le metti stasera? Domani. Bene, grazie. Possiamo salutare? Grazie a Maria Pia, grazie a tutti coloro che hanno partecipato questa notte a Brasil. Adesso c'è la torta. Piero taglia la torta, Mi raccomando Piero. Tanti auguri di cuore, davvero. Altri 100 di questi giorni. Sorte e salute a Piero. Grazie ad Andrea Saponaro. Carla Cocco, José Altafini, arrivederci. I fratelli Piga, grazie a tutta Palau, noi siamo sempre qui perché voi ci trattate con il cuore. Grazie a tutti, buona serata.